Rilego le trecce a Cinzia, boccono. Rilego le trecce a Cinzia, boccono. Bocconotti, bocconotti, bocconotti Cinzia, fino a che. Hanno detto che non fai più papi, nessuna poltrona da gaming verrà maltrattata per la realizzazione di questo video. Direi proprio di perché no. Perché è annata, raga, ogni volta invece metto anche leggermi così, ma poi è da ricomprare. Ciao Nalina, ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Cliccate qui, iscrivetevi a questo canale YouTube, mi raccomando. Attivate anche la campanella, raggiungiamo almeno 3000 mi piace entro la prima ora. Se domani volete subire un nuovo episodio. In teoria è già pronto perché i bocconotti sono veramente tanti. Ci stanno. Detto questo, iscrivetevi anche al nostro primo canale, sempre cliccando qui. Oscar Rodriguez è molto, molto vicino al Siviglia. Contratto sì. Di 5 anni. Se non sbaglio era anche un obiettivo del Milan, ma sembra che alla fine il Siviglia si sia convinto praticamente. Alla fine qua sì, lo porta proprio già come nuovo arrivo. Quello che stavo dicendo, proprio questo. Infatti con data 29 agosto già Transfer Market lo riporta come nuovo giocatore del Siviglia. Quindi sembrerebbe tutto fatto. 22enne, lo ripetiamo, è pronto per lui un contratto di 5 anni. Ormai lo possiamo dire, ex Real Madrid. Ex Real, sì. Che era stato mandato in prestito alle Leganés. Non ne zie. Sicuramente un prospetto molto interessante. Io sono sicuro che per il futuro del Siviglia, poi il Siviglia secondo me c'ha sempre un occhio di riguardo per questo tipo di giovani. Poi guarda caso Monchi, sì esatto, poi guarda caso Monchi ritorna a Siviglia, c'ha l'occhio lungo solo dall'altra parte e magicamente il Siviglia vince l'Europa League, la regna della zia, ecco. Andiamo perché sembra si possa raggiungere un'intesa tra Vlahovic, la Fiorentina e il Verona. Se ne era parlato dopo tanto tempo, fa, direi. Si è ritornati su questa voce di calciomercato. Non sì. C'è ancora nulla di fatto nel momento in cui stiamo registrando. Però perlomeno se ne torna a parlare, ragazzi, perché era già l'interesse da parecchio del tempo, Verona è forte. Esatto, era già da parecchio tempo che il Verona ci ha messo gli occhi sopra. Solo che poi la trattativa non ha mai trovato un punto di svolta. Se ne torna a parlare, quindi forse le parti in causa stanno cercando appunto questo punto. Verona molto molto attivo sul mercato per cercare la prossima stagione, ossia tra qualche giorno, di Serie A. Deve fare qualcosa di importante come già importante. Ha fatto. Cioè, loro secondo me pensano e dicono: oh, all'esordio in Serie A, siamo nati in Serie A, via dicendo, abbiamo fatto una super stagione e dobbiamo mantenerci su quei livelli. Ma per farlo non basta mantenere la squadra o comunque cedere a mani della bisogna alzare il livello. Quindi vediamo. E fu così che il Verona non comprò nessuno. Senti, rimaniamo sempre in tema Fiorentina, perché oltre alle cessioni ci sono anche delle entrate. E il nome di sto ragazzo, ragazzi, circola. Scusate il gioco di parole, continua a circolare. Sì. Io credo che tornerà in Serie A. Sì, alla non so fine... se alla fine alla Fiorentina o da qualche altra parte, però, sempre in sì, Italia. Però secondo me il suo destino e l'Italia sono collegati. Sì, e sì, fu così e parliamo, che restò all'Arsenal. Parliamo di Torreira, ragazzi, che si fa sempre più insistente con la Fiorentina, accostato. E quindi sembra che la Fiorentina veramente ci abbia messo gli occhi addosso e chissà che non ci riesca a mettere proprio le mani sopra. Le mani addosso magari no, perché se lo portano poi gli denuncia, va bene. Costa un bel po' di soldi. Costa sì. Però ha commesso... I soldi non mancano. Il soldino, lo sgancio non manca. 30 milioni dovrebbe essere la valutazione, vediamo. La Padula Benevento. Sì, nuovo attaccante per Inzaghi, perché ormai minchia. È fatta, esatto. Minchia. La Padula che arriva alla corte di Filippo Inzaghi, ma stava di Simone Inzaghi invece, no? Filippo, quindi altro rinforzo importante per il Benevento, che punta decisamente a confermarsi in Serie A anche per la prossima stagione. Menghia. Menghia. Detto questo, ragazzi miei, preparatevi perché ci sono delle bombette molto molto pesanti. E io partirei da una neopromossa in Premier League, perché sì. Stanno facendo un progetto. Leeds, parli del Leeds? Afa e Bielsa. È arrivato Rodrigo del Valencia. Rodrigo. Potrebbe arrivare un calciatore di Serie A molto molto importante. Sembra siano quasi riusciti a convincerlo. Stiamo parlando di Rodrigo De Paul. Me coglioni, è la stessa faccia che ho fatto io quando ho letto questa indiscrezione di calciomercato. Altro che coglioni, cioè, raga, potrebbe essere veramente pesante. Ma Leeds lo sappiamo, mancava in Premier da 16 anni, quindi non mi ricordavo fossero 16 anni, però insomma mi ricordavo che mancava da parecchio. Tantissimo tempo, quindi secondo me una volta che ha raggiunto questo obiettivo, l'unica cosa che vuole è restarci il più a lungo possibile, perché comunque Leeds lo conosciamo tutti, ragazzi, c'è una storia abbastanza importante, quindi mancare per così tanto tempo dal palcoscenico più importante, insomma, non deve essere stato facile.
tanti soldi, insomma, però ce vogliono per... ma evidentemente ce l'hanno. Assolutamente, sì. Borja Valero, addio a Inter e via dicendo. L'avevamo detto l'altro giorno, Parma, Genoa e Fiorentina sul calciatore. Sì. Si prospettano due strade. O il ritorno alla Fiorentina. Ok. Nelle ultime ore il forte inserimento da parte del Genoa, che già era sul calciatore, ma sembra che sta prendendo vantaggio. Sì. Per portarlo da calciatore, ma strapela che Borja Valero potrebbe tornare alla Fiorentina con un ruolo dirigenziale, quindi okay, potrebbe appendere gli scarpini a chiodo. Questa seconda ipotesi secondo me è abbastanza remota, perché lo vedo ancora un calciatore. Esatto, anche io non riesco a vederlo per così di punto in bianco mollato. Per il Genoa, ragazzi, secondo me sarebbe veramente un gran rinforzo, cioè da esubero dell'Inter a una squadra come il Genoa, secondo me potrebbe far veramente secondo danno. Me però farebbe bene anche alla Fiorentina. Assolutamente. La Fiorentina stessa, anche come riserva, andrebbe molto bene. McKennie ufficiale alla Juve? Sì, ufficializzato. Non lo avevamo detto, avevamo detto che era praticamente fatta, adesso proprio è arrivata l'ufficialità. È arrivata l'ufficialità. Quindi ve lo andiamo a dire, ve lo andiamo a snocciolare. Se non ricordo male, è giusto che sia così. 4,5 più 18,5 più altri cosi, insomma, più qualche altro bonus, raggiungimento di determinati obiettivi. Io avevo letto cifre differenti, però comunque un'operazione da circa 20 milioni di euro. Un pochino di 25, più. 25. Esatto, un po' più di 25 milioni di euro, e se non sbaglio addirittura obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. Dovrebbe essere di base un diritto che diventa obbligo al 60% delle, esatto, delle partite giocate, quindi ufficializzato McKennie alla Juventus, comunque le presenze. Sai che si sta parlando nuovamente di Kluivert Benevento, questo a riprova del fatto che sto cavolo del Benevento vuole attrezzare una squadra iper competitiva per restare in Serie A e magari per raggiungere oltre la salvezza anche qualche traguardo più importante. Si sta ragionando non su un titolo definitivo, ma da quel prestito che abbiamo detto, da quel che abbiamo capito, su un prestito, quindi poi sì, giocatore che tornerebbe alla base e sì, darebbe la possibilità ovviamente al calciatore di mettersi più in mostra, visto che ultimamente col modulo De Fonseca non è che riesce ad essere tanto affine, e poi eventualmente potrebbe oppure la Roma potrebbe decidere, qualora il Benevento riuscisse a valorizzarlo, di venderlo a cifre molto molto importanti. Certo. Beh, state attenti, perché il Benevento sta facendo un calciomercato di quelli pazzeschi. Bonaventura Genoa. Il Genoa sta provando a fare un calciomercato mirato, oculato e intelligente, senza spendere fior fior di milioni, però per cercare di fare quello che non ha fatto praticamente nelle ultime anni, stagioni. No, quindi esatto, cercare di ridare al Genoa quella che è la sua dimensione, quindi una posizione tranquilla di classifica. Io non dico tanto, posizione tranquilla di salvezza, esatto, ma secondo me anche da zona sinistra della classifica. Sì, ma soprattutto senza dover arrivare fino all'ultima giornata col pericolo della retrocessione sempre dietro l'angolo. La Fiorentina è su Krzysztof Piątek, ne avevamo già parlato, e sembra insiste che eventualmente con la cessione di Vlahovic, ancora da capire se in prestito con diritto obbligo di riscatto o semplicemente prestito secco al Verona, aprirebbe proprio le strade, le porte a Krzysztof Piątek per un clamoroso ritorno in Serie A. Sì. Molto molto rapidamente, ragazzi, sul Vidal non c'è solamente l'Inter che sembra, no, comunque stare in vantaggio, ma sembra esserci anche prepotente la Juventus. Vidal che tra le due alternative sarebbe più convinto dalla Juventus. Un ritorno a casa, certo. Champions League, più possibilità così. Ha parlato l'entourage di Arturo Vidal, non certo so se il procuratore o qualcuno a lui vicino ha fatto una dichiarazione in intervista e avrebbe detto una cosa di questo tipo. Vediamo quel che accadrà. Secondo me alla fine lo prenderà l'Inter, però fate attenzione all'inserimento della Juventus, perché lui tornerebbe a casa e via dicendo. Messi non parte se non verranno versati 700 milioni della clausola rescissoria. Io questa l'ho lasciata quasi per ultima. Ci abbiamo parlato, ne abbiamo già parlato in un video dedicato sul primo canale YouTube, quindi se andate a cercare lo trovate. Lo trovate, sì, esatto. Discorso bello, ampio e articolato. Liga che però, quindi la federazione proprio spagnola, mette i bastoni tra le ruote a Lionel Messi, perché praticamente gli hanno detto: se tu non cacci questi 700 milioni di clausola che c'hai, tu non vai da nessuna parte. Assolutamente sì.
Milan in vantaggio su Tonali. Sembrerebbe che il tergiversare di Marotta e dell'Inter abbia, tra virgolette, infastidito più che Cellino, proprietario del cartellino, Tonali stesso, che avrebbe detto: ma scusate, ma io il Milan lo tifo, ma a sto punto questi mi stanno a fare una proposta importante, ci sto seriamente pensando. Alla fine può succedere tutto, potrebbe anche andare all'Inter qualora l'Inter decidesse, certo, di fare l'accelerata definitiva. Però per il momento si dice anche che Conte non sia convinto e vorrebbe qualcosa di più pronto, tipo Arturo Vidal, tipo altri centrocampisti. Esattamente. Vi terremo aggiornati in merito. L'hai sentita la notizia Rangnick Roma? L'ho sentita, sì, praticamente. Ci faremo un video dedicato, esatto, quindi preparatevi. Per il momento ve l'abbiamo detto, si dice che Rangnick possa diventare il nuovo DS della Roma. C'è non ruoli da allenatore. No, non ruolo da allenatore. Ok. E sembra che Milik si sia convinto ad andare alla Roma, ma solo se Dzeko dovesse partire. Assolutamente sì. Dovesse partire Dzeko e no, sarebbe bloccato per andare alla Juventus lo stesso Milik, a quel punto virerebbe sulla possibilità S Roma. Probabilmente sì, ne parleremo in un video dedicato. Detto questo, mi pare che ho detto assolutamente tutto. È rimasta solo un'indiscrezione, ma per credo che sia praticamente un acquisto. Luvumbo o Luvumbo, non so come si pronuncia. Sì. Esterno offensivo, classe 2002, se non sbaglio. Espressamente richiesto da Eusebio Di Francesco. 3000, mi piace su questo video e domani arriva subito un nuovo video di Bombe di Calciomercato del Gabbano. Commentate, condividete e iscrivetevi a tutti e due i nostri canali. Cliccate, attivate le campanelle, se no non vi arrivano le notifiche. Profili social tutto in descrizione. Contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video. Ciao.